che cosa cerca Aster Capital dalle startup e quali sono i fattori di successo, i requisiti appunto che privilegiate? Sì, allora, noi siamo un fondo tendenzialmente early stage, quindi investiamo in aziende nella prima fase di crescita, e, diciamo in tutta Europa, negli Stati Uniti, e abbiamo bisogno di avere tre fattori chiave, secondo noi. Uno, chiaramente un team di fondatori che abbia una visione di un'evoluzione di un mercato di riferimento e abbia sostanzialmente capito il bisogno di business di quel mercato e che venga quindi a proporre una soluzione che abbia un requisito di veramente di vantaggio competitivo ben definito già nella fase di early stage, di raccolta dei primi round di capitale. Poi sicuramente un secondo fattore è l'ambizione, quindi un'azienda che abbia già fatto qualche prova di successo, almeno di un test di successo di una beta product, di alpha product in un ecosistema vicino a casa sua, quindi se in Italia evidentemente in un sistema locale italiano, ma che abbia la volontà, la voglia di darsi i mezzi per andare a diventare market leader in mercati ovviamente diversi e più ampi come può essere almeno il mercato europeo. E terzo punto di riferimento, chiaramente una strategia, diciamo, di exit già più o meno definita nelle prime fasi, che abbia un senso, che sia sostenibile nel lungo periodo.